tante tragedie conseguenti alla Seconda Guerra Mondiale, quella degli IMI, gli internati militari italiani, è senza dubbio tra le meno conosciute e per questo meno considerate. 8 settembre, bella data, e un'armistizia fu firmata. Mi credevi congedato dalla mamma, ritornò. Dopo quel sogno lusinghiero, io fui fatto prigioniere, e io fui fatto prigioniero in Germania, mi amportò. Oh, io fui fatto prigioniero. I militari italiani che alla data dell'8 settembre 1943 vestivano la divisa militare si trovarono di colpo ad essere bersaglio delle truppe tedesche. Chi non riuscì a sfuggire fu disarmato e catturato. Chi rifiutò di aggregarsi alle forze germaniche fu immediatamente deportato nei campi del Terzo Reich. E lì furono costretti ben presto a riconoscere e ad obbedire senza indugio ai comandi che venivano urlati. Tra quelle parole in lingua tedesca, sconosciuta ai più, una divenne subito familiare ai militari internati. Stalag. Significava campo di concentramento, campo di prigionia. Veniva seguito da un nome e da un numero che lo designava. Era la loro nuova casa. Prologo di tali avvenimenti può essere considerata la seduta del Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio 1943, in cui fu decisa la destituzione di Mussolini e il suo arresto. Nelle settimane successive, visto l'andamento sfavorevole del conflitto e con lo sbarco delle truppe alleate avvenuto in Sicilia, il nuovo governo presieduto dal generale Badoglio, con l'avallo del re Vittorio Emanuele III, decise che fosse necessario ricercare con gli alleati una pace separata. Si tennero tra Spagna e Portogallo incontri segreti tra il generale Castellano, inviato del governo italiano, ed i rappresentanti degli alleati, che portarono il 3 settembre alla firma di un armistizio a Cassibile, in Sicilia. Era previsto che la notizia fosse divulgata congiuntamente dopo alcuni giorni, una volta approntate alcune misure di difesa contro la inevitabile reazione tedesca. Gli alleati, vedendo che il governo italiano indugiava nel prendere le iniziative concordate, l'8 settembre annunciarono a sorpresa da Radio Algeri l'armistizio raggiunto, costringendo Badoglio a confermare in tarda serata la notizia con un comunicato della radio italiana. Italiano audizioni radiofoniche EIAR. Proclama del capo del governo. Parla sua eccellenza il maresciallo Pietro Badoglio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Il re, Badoglio, parte del governo e dello Stato Maggiore, abbandonarono Roma per fuggire a Brindisi, in territorio non più controllato dai tedeschi, lasciando senza guida e senza ordine tutto l'apparato statale. I tedeschi, da parte loro, non furono colti alla sprovvista dall'annuncio. Nutrendo una certa diffidenza verso il governo italiano,
avevano installato da tempo un potente centro di intercettazione radio a Rocca di Papa ed avevano studiato un piano da porre in atto nel caso l'Italia avesse deciso di rompere il patto di alleanza militare. Già dopo la caduta di Mussolini, il piano, denominato AXE, era stato avviato dai tedeschi con l'invio attraverso i valichi alpini di varie divisioni, per un totale di 80.000 uomini, da aggiungere ai 60.000 già combattenti in Italia sul fronte sud. In Italia, il caos creato dalla inattesa notizia dell'armistizio fu enorme. Gli apparati militari, sia in patria che sui vari fronti all'estero, reagirono secondo le personali prese di posizione dei comandanti. La Marina ordinò alla propria flotta di salpare e consegnarsi agli alleati a Malta. Nell'esercito alcuni deposero le armi, altri cercarono di respingere le truppe tedesche, ma scarsi di mezzi e senza coordinamento e possibilità di ricevere rifornimenti, dovettero ben presto cedere alle preponderanti e ben organizzate forze germaniche. Si possono ricordare i casi di resistenza più conosciuti. Porta San Paolo a Roma. Le isole di Cefalonia e Corfù. Ovunque i tedeschi, già attestati, reagirono immediatamente, uccidendo o catturando i militari italiani. Caddero in mano germanica 1.700.000 militari, quasi 200.000 riuscirono subito a fuggire, mentre 321.000 vennero fatti prigionieri in Italia. 430.000 nei Balcani e 58.000 in Francia. Si ricordano i 13.000 che, catturati in Grecia e caricati sulle navi che li riportavano in patria per essere avviati ai campi, morirono per i suluramenti e i bombardamenti da parte alleata. Quindi 810.000 uomini circa dovettero subito scegliere da che parte stare. Circa 94.000 camicie nere e altri, fedeli al fascismo, aderirono alla richiesta di unirsi ai tedeschi, mentre i circa 710.000 che rifiutarono vennero deportati nei campi di concentramento del Terzo Reich. In 93 Stalag destinati alla truppa e in 3 Oflag allestiti per gli ufficiali. Entro la primavera del 44 altri 100.000 circa, stremati dalle condizioni della prigionia, scelsero di tornare in Italia o a combattere per la Repubblica di Salò o diventare lavoratori ausiliari al servizio della Germania. In totale, oltre 600.000 militari rifiutarono di continuare la guerra al fianco dei tedeschi. E questo rifiuto della grande maggioranza degli internati, a detta di molti storici, può considerarsi una forma di resistenza disarmata o passiva. Noi siamo qua con Fabrizio Tosi, che è vicepresidente dell'ANED. L'ANED è l'associazione che riunisce i deportati nei campi di concentramento tedeschi. La prima domanda che voglio fare a Fabrizio è capire un pochino il contesto in cui si è verificato questo fenomeno degli IMI. Bene, l'8 settembre e il 9 settembre vengono già catturati almeno quasi la metà dei militari italiani. Probabilmente in Italia era anche possibile in qualche maniera riuscire a scappare, a nascondersi, non so, entrare nei partigiani, nascondersi in montagna, però forse quelli che erano in Grecia, nei Balcani, hanno fatto molto più fatica. A livello italiano, diciamo, siamo su un numero attorno a 600.000, poco più. A livello bolognese siamo su un numero di catturati di 9.000. Facendo l'esempio dei bolognesi, tra l'8 e il 9 settembre ne vengono catturati 404. Nei primi due giorni vengono portati nei centri di reclutamento, di raccolta, e lì in prima battuta gli viene chiesto di giurare fedeltà non alla Repubblica Sociale, che non c'era ancora,
ma al governo tedesco e a Hitler in particolare. La maggior parte ovviamente opterà per non si sapeva bene che cosa. Molti ovviamente avevano intuito che sarebbero andati a finire in Germania probabilmente, quindi quelli catturati in Italia, ma quelli catturati nei Balcani e in Grecia gli era stato detto che con navi o con tradotte militari sarebbero tornati in Italia. Fra l'altro, una delle cose più brutte di questa vicenda è che queste navi, quando vennero bombardate dagli inglesi, perché erano comunque navi militari, i tedeschi chiudevano i boccaporti e lasciavano morire, e ne sono morti almeno 6.000 di militari, oltre a quelli fucilati a Cefalonia e Cofurnici. Però abbiamo detto prima che gli arrestati sono circa 800.000. Il numero convenzionale si cita di militari, diciamo così, resistenti è di 600-650.000. Quindi c'è una certa misura di optanti per il regime che si stava ricostituendo. Molti poi di questi optanti per il regime, quando tornarono in Italia, in realtà poi disertarono e magari passarono anche nella fila della resistenza. Quindi, a distanza di poco tempo, una volta ricostituita la Repubblica sociale, vengono di nuovo interrogati e di nuovo si pone il problema dell'opzione. C'era un formulario dove si diceva che si voleva liberamente aderire con dignità e onore per la Repubblica italiana a fianco del grande popolo tedesco, qualcosa del genere. Quindi era una procedura formale. Quelli che non aderiscono, cioè la grande maggioranza, vengono rapidamente portati in Germania. A metà settembre, tra il 15 e il 20 settembre, sono già quasi tutti là, e solo quando Mussolini viene liberato dal Gran Sasso viene inventata questa forma di definizione inusuale che non esiste per nessun altro esercito al mondo, ma solo per gli italiani, per i militari italiani, militari interniert. Avevano pochissimi contatti con l'esterno, ricevevano pochissimo appunto dalla Croce Rossa internazionale. Avevano grandissime difficoltà, avranno anche grandissime difficoltà poi a entrare in contatto con i loro familiari, e quasi tutti subito vengono assegnati al lavoro. E si disperdono appunto in tutti quei campi che vedete, dall'estremo est della Polonia fino al confine francese, passando per il nord della Germania, finendo per parte di quella che era la Repubblica Ceca. La truppa viene dispersa in queste centinaia di campi e sottocampi dove vengono immatricolati. La prima cosa che subisce un militare è l'immatricolazione, come esattamente si può vedere. Gli viene attribuito un numero progressivo con una sigla del campo. E i campi sono numerati a seconda dei distretti militari in cui era divisa la Germania. Intanto salve, mi chiamo Dani, Stefano Dani, sono qua per parlare di mio papà, Dani Francesco, che invece nacque a Marzabotto, in provincia di Bologna, l'8 maggio del 1924. L'8 settembre arriva invece il richiamo sotto le armi, quindi da Bologna fu trasferito a Modena, ricordo soltanto questo dei suoi racconti, e poi l'evento appunto dove si trovò ad un certo punto di fronte a dover scegliere, perché la racconto così, se accettare di passare, diciamo, arruolarsi nelle truppe tedesche, quindi cominciare a combattere per i nazisti, oppure se rifiutarsi. E mio padre, come tanti altri, come tantissimi altri, la stragrande maggioranza, si rifiutarono. Non avevano idea di cosa sarebbe successo a chi negava la possibilità di. Lo scoprirono velocemente, perché nel giro di qualche giorno cominciarono tutti quelli che non avevano accettato, che ripeto erano la maggioranza, cominciarono a caricarli su dei treni, carri bestiame nella fattispecie. Mio padre mi disse: Stefano, eravamo talmente fitti, talmente schiacciati, dice, non era possibile sedersi, cioè non era possibile cadere. Una volta caricato un intero convoglio, il convoglio è partito e si sono fatti N giorni in cui praticamente non hanno mai aperto le porte, non gli hanno mai consentito, non gli hanno mai dato acqua, non gli hanno mai dato niente. Cioè loro si sono fatti il viaggio
fino a quello che era la loro destinazione, che loro non sapevano quale fosse. E mio padre è stato deportato in un campo di concentramento che era su terra, diciamo terra tedesca, al confine con la Polonia, quindi siamo nell'est della Germania, e assieme a diversi bolognesi, soltanto una minima parte è rientrata poi dopo la liberazione, per intenderci, quindi la stragrande maggioranza hanno perso la vita. Quindi tuo padre, quando fu arrestato a Modena, lui rifiutò. Allora, glielo richiesero all'arrivo una seconda volta se volevano entrare appunto direttamente nelle truppe tedesche proprio in Germania, e anche lì rifiutò, si tirò fuori, e da quel momento fece, non mi ricordo che lui mi abbia mai raccontato che gli venne chiesto una terza volta, cioè dopodiché li trattarono come degli schiavi. Mio padre si chiamava Antonio Natalini, era nato a San Lazzaro di Savena il 29 ottobre del 1921. L'8 settembre del 43 si trovava a Pola, militare di leva. Succede che si sentono allo sbando, cioè chi riesce a scappare, sono senza ordini, non sanno più cosa devono fare. Qualcuno riesce a fuggire, però dopo pochi giorni arrivano i tedeschi subito e niente, gli chiedono se vogliono firmare per andare volontari, ma già da lì dicono di no. Lui poi si era ricordato che suo padre, che aveva fatto la guerra del 15-18, gli aveva detto: ricordati Tonino che volontario si torna solo a casa. Una volta catturato hanno marciato a piedi fino a una stazione non ben identificata, io non ricordo insomma, e da lì sono stati caricati su un vagone, un carro bestiame, in 40-50 forse, su tutti stipati, con solo della paglia sul pavimento, chiusi da fuori, e hanno iniziato questo viaggio senza sapere dove e quando sarebbero arrivati. Il viaggio è durato una settimana senza cibo quasi o senza acqua, qualche fermata in mezzo alle campagne, controllati a vista dai tedeschi con le mitraglie e con i cani che gli stavano alle calcagna, e dove gli davano da mangiare una broda calda. Lui ha sempre raccontato un aneddoto che dice che una volta arrivati a una stazione, forse l'ultima prima di arrivare al campo, il treno si è fermato e una signora gli ha allungato un paniere di fichi che loro hanno divorato, ma che ovviamente tra la paura, il caldo, gli aveva creato a tutti una dissenteria. Quindi sono arrivati a destinazione più morti che vivi. La destinazione, allora, lui non sapeva dov'era. Ha capito che comunque era un campo di concentramento nel nord della Germania, ha visto che era un campo di prigionia, e lì sono stati tutti, poi c'erano tutti gli ordini che arrivavano dai microfoni in tedesco, tutta gente che andava da tutte le parti, tutti magri, c'erano russi, francesi, li hanno fatti spogliare, disinfettare, cosa che lui non vedeva l'ora di fare, ovviamente. E dopodiché gli hanno preso tutte le divise, tutti i documenti, che gli hanno restituito dopo qualche giorno disinfettato, e comprese le foto che lui aveva in tasca, e da lì ha capito dove era. Nella foto c'era un timbro, quindi lui si trovava allo Stalag 10B di Sandbostel, che è una cittadina vicino a Brema, nel nord della Germania. Facevano questi appelli, diciamo, e proponevano di arruolarsi dicendo che avrebbero avuto cibo, che avrebbero avuto lo stipendio, che potevano tornare a casa presto, insomma, era una cosa molto allettante. Però, insomma, loro hanno sempre detto di no, e dal giorno successivo la razione di cibo diminuiva sempre, quindi qualcuno, preso dalla disperazione, dalla debolezza, ma non che perché secondo me fosse convinto. La deportazione di militari e civili verso i campi in Germania
Per molti italiani partiva da due luoghi a noi vicini e tristemente famosi: il campo di Fossoli, nel Modenese, e le Caserme Rosse di Bologna. Ci sai dire quale ruolo ebbe questa struttura? Allora, quando c'è l'8 settembre, praticamente il giorno dopo l'8 settembre, il 9 mattina, con un carro armato tedesco, uno solo, e i tedeschi lo prendono, se ne impadroniscono immediatamente e la fanno diventare immediatamente un campo di prigionie per i rastrellati militari, per gli IMI o per quello che sono, a cavallo dell'8 settembre. Quindi questo fungeva da punto di raccolta dei militari italiani. Sì, dopo l'8 settembre praticamente. Dopo l'8 settembre erano sbandati. E vengono rastrellati, chissà dove, e qui vengono messi in condizione, diciamo, di, secondo loro, di non poter più fuggire. Quindi questa funzione di rastrellamento e di concentramento dei militari italiani sbandati, per quanto tempo si svolge? Allora, sicuramente settembre, ottobre, direi forse anche novembre, però gli elementi di informazione praticamente sono frammentarissimi e non ci sono quasi. La primissima fase deportano tutti quelli che possono deportare, li deportano, no? E la caserma viene svuotata. Poi c'è una fase che durerà un po' di tempo, che praticamente qui cosa fanno? Cercano di fare del rinato, fra virgolette, esercito italiano, delle compagnie. Queste compagnie sono poi in realtà compagnie di fatica che vengono aggregate all'esercito tedesco per andare a fare i lavori di fatica ai loro ordini, ovviamente pur con la divisa italiana. Man mano che il fronte sale, i tedeschi cercano di fare terra bruciata e quindi come in Toscana, come nelle Marche, come in Romagna, cioè dove possono, rastrellano perché hanno anche diciamo, l'obiettivo di poter avere della manodopera a buon mercato. No? Sia Sant'Anna di Stazzema sia Marzabotto, le grandi stragi poi hanno un corollario di prigionieri civili che in qualche modo vengono rastrellati, non fucilati, ma portati qui per poi destinarli al lavoro coatto, ovvero la deportazione. Sui carabinieri. Allora, praticamente, come è scritto nella lapide all'ingresso, no? Quando nasce la Repubblica Sociale, un elemento che balza subito agli occhi ai tedeschi, ma anche ai fascisti, è che i carabinieri non sono affidabili per loro. I carabinieri furono disfatti perché dovevano passare tutti sotto la milizia. Con la GNR, esatto. C'è scritto là sulla lapide all'ingresso, colpevoli di un solo giuramento, avevano giurato per il re e non vogliono giurare per il duce. Il capo ufficio storico, un certo Barbonetti, colonnello Barbonetti, scrive i carabinieri romani e laziali che arrivarono a Caserme Rosse prima delle deportazioni in Germania furono circa 2000. La notte fra il 6 e il 7 di ottobre praticamente Graziani, il ministro appunto della guerra, della difesa, non so, della Repubblica di Salò, ordina il disarmo e l'arresto nelle caserme dei carabinieri romani e laziani. Un carabiniere romano, che era di Granarolo, Renzo Sassi, scrive qualcosa, ma lui dice che qui non ci sono passato, però racconta qualcosa di lui. Lui ricorda di una sosta in Liguria. Esatto. A Diano Marina, mi sembra. Noi siamo qua con la famiglia Sassi, Marcella e Claudia Sassi, per parlare del papà Renzo Sassi, che era un carabiniere reale e fu arrestato dopo l'8 settembre del 1943 e deportato in Germania. Lui è rientrato dalla Francia per fare il carabiniere e avendo come diciamo qualità il fatto che papà era un bilingue, parlava il francese, parlava l'italiano molto bene, venne
diciamo, fu introdotto alla carriera di, verso il maresciallo dei carabinieri a cavallo, il maresciallo reale, l'8 settembre. Lui era a Roma a difendere una grande caserma. Ebbero tutti questi giovani ragazzi, ebbero l'ordine di disfarsi delle armi, di accatastarle in un magazzino e di tenersi pronti per il trasferimento chissà dove, cioè in un campo di concentramento. La cosa che dispiacque molto a papà, i suoi superiori, tenenti, tutti di ordine di grado maggiore, avendo ricevuto la circolare dal ministero, sapevano quello che sarebbe successo nella nottata dell'8. Di conseguenza, questi sparirono dalle caserme prima ancora, probabilmente con abiti civili, e nella nottata furono portati via con una tradotta. E lui, durante il viaggio, ricorda e ha ricordato sempre di avere avuto un momento bello quando sono passati da Diano Marina, perché in Liguria, perché lì la popolazione ha offerto loro del cibo, delle parole gentili e anche qualche sorriso. A loro fu richiesto di aderire alla Repubblica di Salò quando erano nel campo di prigionia. Certamente, come si è svolta la cosa? Certamente, prima di essere caricati sulla tradotta, a loro venne chiesto se volevano passare dall'altra parte e papà fermamente disse che lui sarebbe era carabiniere del re prima ovviamente, era carabiniere e sarebbe rimasto fedele alla sua arma e non ha assolutamente cambiato bandiera e ha preferito partire su una tradotta a solo 22 anni. E questa è, diciamo, questa scelta gli è stata proposta anche durante la prigionia in Germania, cioè in Germania gli hanno chiesto se volevano aderire alla Repubblica di Salò oppure l'hanno chiesto solamente prima di partire sulla tradotta? Io penso solo prima di partire. Okay. Raccontiamo quell'episodio di quando è entrato nel campo di concentramento. Sì, credo che sia stata una, diciamo, un'accoglienza umiliante al massimo. C'era un gruppo di polacchi e questi polacchi non facevano altro che sputare sui carabinieri italiani con delle parole offensive e gridando traditori, traditori. Ora, questo episodio è molto grave perché si trovavano entrambi nella stessa condizione e in quel momento lì erano dalla stessa parte. E papà questa cosa non l'ha mai mandata giù. Molti si opposero a qualsiasi tipo di collaborazione. Tutti si rassegnarono alle tragiche condizioni di vita dei lager. Il regime nazista non considera i nostri soldati catturati come prigionieri di guerra, almeno per la stragrande maggioranza che non ha combattuto contro il Reich, ma li classifica come internati militari italiani, IMI, privandoli così delle tutele garantite ai prigionieri della Convenzione di Ginevra, sottraendoli alla protezione della Croce Rossa internazionale e obbligandoli al lavoro. Tutto il periodo lui l'ha fatto nell'est della Germania, praticamente quasi in terra polacca, con una divisa estiva. Le temperature esterne diverse volte scendevano sotto i 35, sotto zero. All'arrivo vennero fatti scendere da questi carri bestiame, vennero divisi in camerate, perché c'erano queste grandi baracche di legno,
senza latrine, perché le latrine erano direttamente lì all'interno della baracca. Ad accoglierli c'erano sia delle SS sia dei militari tedeschi che parlavano in tedesco. Furono fatti marciare per quelli che riuscivano a reggersi in piedi, furono fatti marciare verso il campo. Entrando nel campo c'erano tutte le recinzioni perimetrali con i fili spinati, vedevano le guardie armate, vedevano i cani. In quei campi la stragrande maggioranza degli internati militari erano italiani. Poi c'era qualche francese, qualche inglese. I francesi, così come quelli insomma, delle altre truppe che erano stati catturati come prigionieri militari, erano trattati, per amor di Dio, male, però mangiavano tutti i giorni due pasti, gli davano le coperte, avevano un trattamento sicuramente di grande riguardo rispetto a quello che invece hanno riservato gli italiani, che per loro erano praticamente dei disertori, cioè erano equiparati a dei disertori. Quando poi li hanno suddivisi nelle baracche erano completamente vuote, letti a castello senza materassi, però pieni di insetti e robe varie, e lì ha capito che doveva essere forte per sopravvivere. Avevano recuperato col tempo delle coperte, credo che gli sia arrivato un pacco, l'unico pacco da casa nell'inverno, però dentro le baracche era tanto freddo, e lì nella zona del nord ovviamente umido e freddo, e di legna non ce n'era, la rubavano lungo la strada quando tornavano dal lavoro e si scaldavano un po' così. Durante la notte di tanto in tanto passava qualcuno, qualche guardia, con un bastone bussava nelle baracche e si sentiva appel, e tutti si dovevano alzare, neve, freddo, sole, ghiaccio, vento, e correre nel piazzale per fare questo appello, che poteva durare anche ore e anche due o tre volte per notte. Dice che questa era una cosa tremenda, perché proprio non potevano riposare. Già. Dice che li portavano anche a chilometri dal campo per spaccare delle pietre, per fare le strade, quindi era un lavoro anche pesante. E quando passavano vicino a qualche paese, gli abitanti li deridevano, insomma, perché li vedevano in divisa, e quindi era anche umiliante questa cosa. È il lavoro per conto del Reich, infatti, l'obiettivo principale della politica tedesca nei confronti degli italiani catturati. Un lavoro che verrà svolto in condizioni disumane, in totale spregio delle norme di Ginevra e di quelle umanitarie. E fu trascurabile il ruolo della Repubblica Sociale Italiana, che invece, secondo gli accordi, figurava come garante dell'assistenza ai connazionali nei campi. Gli internati militari, una volta immatricolati, gli viene assegnato un posto di lavoro. In prima battuta gli ufficiali non vengono fatti lavorare perché la Wehrmacht non erano le SS, in qualche modo un minimo di onore militare gli restava, non sempre, ma insomma. Dicevamo prima che venivano tutti avviati al lavoro nelle zone industriali della Germania e lavoravano nelle industrie pesanti, ma anche nelle industrie di armamenti, alla Junkers di Lipsia, dove facevano gli aerei. Una cosa che c'è da dire è che una parte consistente di militari e anche bolognesi furono, per loro fortuna, diciamo così, arrestati e deportati in Austria. Il tasso di mortalità in Austria era inferiore e la sopravvivenza quindi ovviamente maggiore, e sembra anche che le condizioni di lavoro fossero meno pesanti rispetto alla Germania. Quindi lavoro nelle zone industriali in prevalenza, nell'industria delle armi, ma anche qualcuno nelle zone agricole. Quelli che erano, diciamo così, internati in quel campo venivano destinati a lavori che non erano uguali per tutti. Alcuni andavano a lavorare nei campi, altri erano utilizzati perché lì c'era un magazzino, venivano smistati dei ricambi meccanici per l'aeronautica e per i mezzi corazzati. Per cui una parte dei prigionieri veniva portata a lavorare all'interno di questi magazzini, a fare tutti i lavori di fatica. Però i trattamenti che venivano riservati dal punto di vista della gestione
umana all'interno del campo erano uguali per tutti, a prescindere da quello che era l'impiego che poi veniva fatto dell'IMI italiano. Gli internati nell'agosto 1944 sono trasformati, con il consenso di Mussolini, in lavoratori civili. Sotto diretto controllo della Gestapo, formalmente, non sono più prigionieri, ma non per questo le loro condizioni migliorano. Condividono pur sempre le poche risorse alimentari a disposizione dei tedeschi, che si riducono con l'avvicinarsi della sconfitta bellica. Il pasto, non i pasti, era uno al giorno. Brodo di bucce, di patata, che erano quelle che loro scartavano dalle cucine. Cioè le patate venivano pelate, raccolte quindi con la terra eccetera, non lavate, pelate, le bucce venivano messe da parte, una parte di queste bucce veniva inviata praticamente ai contadini lì che allevavano anche maiali, facevano cose di questo tipo, una parte delle bucce finiva in una sorta di pentolone e facevano questa specie di zuppa di buccia di patata, unico cibo concesso una volta al giorno agli internati in quel campo. Mio padre, quando fu preso, cioè quando partì militare, l'altezza di mio padre era 1,72 m di altezza, pesava 76 kg. Due settimane circa dopo la liberazione, quando arrivarono nel primo grande campo russo in cui c'erano le tende con la parte sanitaria, quindi c'erano i medici, sulla bilancia mio padre segnava 37,5 kg. Ne stava già mangiando da due settimane, perché quando furono liberati dai russi, i russi davano a quelli che avevano liberato gli stessi viveri che davano ai loro militari. L'alimentazione, dunque, allora prima all'inizio hanno mangiato tutti i gatti che c'erano in giro per le baracche, dopodiché finiti i gatti hanno cominciato a mangiare i topi, che cuocevano su quella stufetta che serviva per scaldarsi, aveva una latta di metallo, mettevano dell'acqua e cuocevano, e col poco pane che gli davano raccoglievano il grasso che rimaneva ai bordi della pentola e in qualche modo aggiungevano qualcosa al poco che gli davano, che erano di solito una zuppa con rape di patate, qualche volta se andava bene un po' di margarina. Ma fare i lavori nei campi e lavori pesanti e avere il sacco vuoto era molto difficile. Niente, lui ha sempre raccontato che siccome vicino c'era, fuori dal recinto, c'erano campi di patate, e a un certo punto l'estate, l'unica estate che mi è rimasto là, di notte passava sotto al recinto e andava a raccogliere patate per sopravvivere. Perché tanto lui diceva, morto per fame o morto perché fucilato, ci provo. Se trovavano la buca dove mettevano le bucce delle patate e delle rape, erano buone anche quelle, insomma. L'obiettivo era sopravvivere e non era così semplice. E se non ho capito, il papà ha messo in campo delle strategie. Ad esempio, una sicuramente è stata la lingua. Anche l'interprete per quanto riguardava i suoi compagni di baracca, e faceva un po' il collegamento fra l'uno e l'altro. Questo è stato utile. Molto utile. Per arrivare alla fine dei... Ma anche il fatto che papà lasciava ai suoi commilitoni, agli amici, la cioccolata e le sigarette, le dava in cambio di bucce di patate. Queste erano delle strategie di sopravvivenza. Queste erano strategie di sopravvivenza. Sfruttati, malati, sottoposti a torture fisiche e psicologiche, non di rado oggetto di veri e propri crimini di guerra, gli italiani dei lager pagano spesso con la vita la loro resistenza. Le vittime saranno alla fine della guerra tra le 40 e le 50.000. Causa principale, la fame, le malattie, ma anche i bombardamenti e le punizioni. Immagino che ci fossero anche, potessero esserci anche delle punizioni, delle sanzioni per chi magari faceva dei ritardi, non so, uno che non rispondeva all'appello. Quella, la punizione era sempre la fucilazione, quando, che però a volte era anche se non avevi fatto niente, insomma,
quindi o solo perché aveva aiutato qualcuno, o insomma, bisognava essere fortunati in tutti i sensi. E se ti ammalavi e finivi in infermeria, di solito non tornavi indietro. O il tifo, o la febbre, o il sfinimento per fame, quindi lui ha raccontato che quando, se una persona stava per morire, quello che noi cercavamo di fare era che non rovesciasse la gamella che aveva in mano il cibo che non aveva ancora mangiato. L'unico pensiero era cercare di sopravvivere con un po' di pane in più. Allora, volevo raccontare la fame che i prigionieri italiani vivevano in quel campo. Ogni occasione che nella mente di un internato poteva scattare di raccogliere un pezzo di cibo, di qualcosa di commestibile, era un'occasione che ti portava a fare gesti anche a rischio della tua vita, perché chiaramente la fame era talmente tanta, la debolezza era talmente tanta che tanto dicevi, probabilmente non so se arrivo domani. Quelli che venivano presi a rubare tendenzialmente venivano puniti in due modi. Il primo modo era quello di essere picchiati con praticamente un nervo, quello che utilizzavano per gli animali, e davanti a tutti venivano picchiati come ladri. Una volta picchiati, venivano messi all'interno di baracche che erano utilizzate come latrine, questo d'inverno, veniva tirato un secchio d'acqua fredda addosso a queste persone, chiusa la porta, messo il piantone militare fuori e lasciateli tutta la notte. La mattina, quando li tiravano fuori, erano, mi raccontava mio padre che ha visto diverse di queste scene, erano gonfi, erano violacei, rossi violacei, si gonfiavano perché si congelavano, e la mattina dopo erano tutti gonfi e morti. Fra gli Imi vi sono stati molti nomi noti della cultura e della società, tutti accomunati dal rifiuto della guerra e del fascismo. Fra questi, gli scrittori Giovanni Guareschi e Mario Rigoni Stern, il poeta Tonino Guerra, il politico Alessandro Natta, il professor Giuseppe Lazzati, l'attore Gianrico Tedeschi e l'attore e regista Luciano Salce. Tra gli Imi abbiamo avuto dei personaggi importanti. Uno molto importante è Alessandro Natta, che ha scritto un libro a questo proposito, L'altra resistenza, e qui si potrebbe avviare tutto un dibattito su se la resistenza, la scelta degli Imi si possa configurare come una forma di resistenza o meno. Diciamo che è difficile dare una risposta netta. Se la si intende come resistenza attiva, probabilmente no. Se la si intende come resistenza passiva, probabilmente sì, perché se ci sono stati 150.000 optanti, significa rendono maggiormente valorizzabile, di maggior valore, il rifiuto della maggioranza. Una ricerca di Domenico Alvisi, condotta presso l'archivio comunale di Granarolo dell'Emilia, ha consentito di compilare l'elenco dei nominativi degli Imi residenti a Granarolo nel 1943 e che furono deportati. Il loro numero risulta pari a 94 e di questi 6 persero la vita durante la prigionia o in conseguenza di essa. L'archivio dell'EBI, come detto prima, lessico biografico degli Imi, non ci sono tanti documenti sui cittadini di Granarolo. Comunque noi abbiamo 3 casi. Il primo, questo è Montanari Mario, un soldato nato nel 24. Viene immatricolato nel campo 4B di Mühlberg, in Sassonia, con un numero 238.232. C'è la data dell'assegnazione al lavoro, che è il 29 settembre. Quindi dopo l'immatricolazione formale, quindi quello che interessava veramente ai tedeschi era il lavoro, e qui si vede bene, e in questi ruolini militari c'è scritto tutto: soldato, che era nel terzo reggimento di artiglieria, Bauer, che era un contadino, di religione cattolica, celibe, eccetera. Il caso invece di Tagliavini Angelo, anziano, era del 12, aveva 32 anni, non è che fosse chissà che cosa. Anche lui viene
immatricolato nel campo 9B, Bassulza, che è in una zona diversa, nella zona di Kassel. Anche lui comincia a lavorare il 27 ottobre del 43, quindi la permanenza del campo a far niente dura pochissimo. L'ultimo caso è invece il caso di Festi Claudio, e questo viene immatricolato nel campo 1A di Stavlak, che è il campo più lontano di tutti, qua vicino al confine con l'Unione Sovietica. La liberazione degli IMI avviene in maniera diversa tra i campi dell'est e i campi dell'ovest. I primi che vengono liberati sono gli IMI dell'est. Prima della liberazione di Auschwitz, nel 27 gennaio del 45, alla fine del 44, all'inizio di gennaio del 45, vengono liberati i primi campi, i primi Stalag, l'1 e il 2. Tra i quali appunto c'era anche mio padre, la guerra non era finita. Cosa facciamo di questi prigionieri militari o internati militari? Non si poteva certo riportarli in Italia. Un gruppo di circa 11.000 di questi militari, non due, 11.000, vengono portati in Unione Sovietica e là rimangono per un altro anno e anche forse più. Diverso invece la liberazione dei campi dell'Ovest. I campi dell'Ovest vengono liberati nel corso dei combattimenti. Gli ultimi campi vengono liberati attorno ai primi giorni di maggio, altri vengono liberati in marzo, quindi sono mesi importanti perché la durata di vita di un prigioniero è commisurata alla fame e alla nutrizione. Chiaro che due mesi in più di denutrizione significava morire in maniera diversa. Fra l'altro, dopo tutti torneranno in periodi molto diversi. Nessuno tornerà prima dell'estate del 45, più facilmente in settembre-ottobre. Qualcuno, come ad esempio mio padre, tornerà nel gennaio-febbraio del 46. Ecco. Ed è stato liberato quando? Era stato liberato nel 45, cioè con l'avanzare del fronte russo, per un periodo di circa un mese, indicativamente. Loro si ritrovavano periodicamente sotto i bombardamenti, finché un giorno sentirono proprio vicinissima la sparatoria, diciamo, la guerra in quel momento, e videro entrare la cavalleria russa nel campo. Cavalleria russa che era fatta per l'80% di militari donne, a cavallo, sembrano delle amazzoni, con delle mitragliette, con delle specie di mitragliette che sparavano direttamente addosso ai tedeschi che fuggivano. Furono catturati, anche chiaramente furono liberati dalla situazione della prigionia del campo militare, però erano sempre comunque militari dall'altra parte, anche per i russi, per cui i russi li rastrellarono, diedero loro comunque subito del cibo. Questo fu una cosa che colpì molto tutti i prigionieri, nel giro di poco tempo, di una settimana o due, tutti vennero passati a visita medica, quindi per la prima volta dopo tutto quello che avevano patito durante l'internamento vennero visti da degli ufficiali medici, anche lì era fondamentalmente personale femminile, erano quasi tutte donne, guardarono le condizioni fisiche eccetera, e a seconda della situazione qualcuno fu messo nell'ospedale da campo. Qualcuno fu assegnato a determinati tipi di lavoro più fisici perché magari era in condizioni migliori, e qualcuno fu tenuto a fare piccoli lavoretti, cose di questo tipo, sempre sotto controllo militare da parte dei russi. In quel periodo di tempo uno dei problemi più grandi per alcuni fu quello di ricominciare a mangiare, perché passare dal fatto di bere, perché dire mangiare è una roba che insomma è un'esagerazione rispetto a quello che ingerivano, di brodo, di bucce di patate, passare a mangiare, non so, degli stufati di carne d'agnello,
con delle patate dentro, alcuni non, insomma, hanno avuto dei problemi, problemi di dissenteria, problemi di dermatiti, di cose, qualcuno è stato proprio male, che è finito anche ricoverato dentro il campo, dentro la parte, diciamo, medica del campo. E lui ricorda che a un certo punto, dopo che praticamente la guerra era finita e fu data loro la possibilità di salire su dei treni in direzione Italia, viaggio di rientro che è durato un paio di mesi, per intenderci, è stato un viaggio di fortuna. Quando mio padre arrivò in Italia e si ricongiunse alla sua famiglia, lo guardarono come se fosse un fantasma. Sua madre cominciò a piangere e poi si abbracciarono e non gli sembrava vero di avere ritrovato un figlio che davano per morto. Il momento della liberazione invece? Avevano cominciato a vedere del gran movimento, gente che andava, sempre meno controlli, non si andava più al lavoro. C'erano dei gran bombardamenti, quindi passavano aerei, sganciavano bombe, quindi sembrava che arrivassero sti alleati, però non si sapeva. Il campo è rimasto senza guardie. Lui assieme a questi suoi tre amici di Bologna decisero di non aspettare le tradotte o che qualcuno li riportasse a casa, ma pensavano di tornare a casa a piedi. Hanno camminato per settimane, però avevano sbagliato direzione, sono arrivati a Flensburg, che era una città del nord sul mare del nord, però a quel punto hanno deciso di aspettare la tradotta che li riportasse a casa. Lui è tornato a casa il 25, insomma alla fine di agosto quasi. Ma ecco, come fu il rientro su questa prigionia? Fu riconosciuto o ebbero delle difficoltà? Questa è una tragedia nella tragedia, perché mentre per i partigiani c'era un generale riconoscimento nei loro confronti in quanto resistenti attivi, la mentalità di molti, soprattutto degli ufficiali che erano rimasti in Italia, ma anche di parte della popolazione, non riuscivano a capire che cos'erano questi internati militari, se erano dei collaborazionisti, se erano dei resistenti, se erano delle persone che si sono trovate in una situazione di sfortuna. Per tantissimi anni gli IMI non hanno avuto un riconoscimento come hanno avuto i deportati politici, ad esempio, e che hanno avuto vitalizi, medaglie, eccetera. Hanno avuto sì medaglie, adesso c'è il conferimento della medaglia d'onore a richiesta, e però agli IMI non è stato dato niente, il governo tedesco non ha mai riconosciuto l'internamento militare come una forma che degna di un risarcimento. E appunto la vicenda amara degli internati militari è proprio questa, che la considerazione nei loro confronti è molto inferiore rispetto alle altre forme di deportazione. Il no degli IMI costituì un autentico rifiuto in massa del fascismo e di quella cultura nella quale i militari italiani avevano vissuto e si erano formati per un ventennio. Bisogna avere sempre la memoria, sempre il ricordo di quello che è accaduto. La storia è lì, anche nelle sue atrocità, nei suoi errori. Se non si riparte guardando negli occhi quello che è accaduto, non si può, senza la memoria, costruire qualche cosa di migliore. Era molto convinto del suo dramma, il suo dilemma. Era, sono stato uno dei primi partigiani o sono stato un traditore? Perché non aderendo alla Repubblica di Salò, lui se l'è sempre chiesto. Quando parlava con i ragazzi, alla fine diceva con tutti, studiate, studiate, il suo motto era quello di convincere tutti a studiare. E Tonino Guerra disse agli alunni delle nostre classi quinte che bisognava studiare, come diceva papà, perché solo così si sarebbe capito dove stava la libertà, ma la libertà di pensiero, la libertà di capire. Ci porteranno via tutto, ci chiuderanno in gabbia, faranno quello che vorranno, ma la libertà di pensiero, quella sta dentro di noi. Ricostruire le vicende di quei giorni, anche attraverso alcune testimonianze dei familiari di quei soldati, che hanno raccolto i resoconti e le poche tracce lasciate, serve a tramandare il ricordo di questa triste fase della guerra, una delle più incerte e meno conosciute del secondo conflitto mondiale.
L'8 settembre fu la data, l'armistizio fu firmato, mi credevo congedato e dalla mamma ritornò. Mi credevo congedato e dalla mamma ritornò. Al giorno poi fu fallito quel bel sogno lusinghiero, mi han fatto prigioniero ed in Germania ritornò. Mi han fatto prigioniero ed